Ciao a tutti amici della libreria di Mano in Mano, bentornati al nostro appuntamento settimanale con la vetrina del giovedì. Questa settimana in negozio a Cambiago troverete tantissime novità, a cominciare da questo splendido tavolo doppio dedicato al benessere. Il 21 giugno infatti era la giornata internazionale dello yoga e allora la nostra libreria, come tantissimi altri centri culturali, dedica questa settimana a raccogliere consigli di lettura all'insegna del benessere. Troverete quindi volumi, manuali, saggi che parlano di benessere del corpo e benessere della mente. Manuali sullo yoga, sul fitness, sulla medicina alternativa, sull'alimentazione sana e anche manuali di crescita personale. Altra novità di questa settimana è un tavolo interamente dedicato a Milano. Troverete volumi sia fotografici che non sulla storia e la cultura milanese. Il tavolo lì in fondo è dedicato a Roma e anche tutta la parte dell'arte è stata totalmente rinnovata. Adesso vi mostro i volumi in primo piano così potete visionare le edizioni. Restate poi connessi perché alla fine dell'episodio vi presento due volumi antichi riguardanti la storia di Milano, davvero davvero interessanti. Ecco, a proposito di cultura milanese, è un volume antico del 1785, la legatura è quella del tempo, in cartone alla rustica. Presenta degli appunti antichi in penna al piatto anteriore. Il titolo è Istrumento di convenzioni tra i luoghi P della città di Milano. In queste 400 pagine sono stati raccolti e trascritti gli atti di donazione, le doti, le elemosine, i testamenti di centinaia di famiglie e persone milanesi dal 1400 in poi. Erano destinate agli antichi luoghi P della città. Le carte, come vedete, sono ben conservate, mostrano solamente qualche fioritura qua e là, ma per il resto le condizioni del prodotto sono buone. Sono dei documenti di inestimabile valore storico e documentario su Milano e sui suoi abitanti.
Nella premessa alla raccolta di documenti c'è un'indicazione del provvedimento che poi ha dato origine a questo strumento. Ve lo cito testualmente. Per rendere più semplice l'amministrazione dei luoghi PI e più utile al sollievo dei poveri, la distribuzione delle elemosine, delle doti ed altri caritatevoli sussidi che si somministrano dalle pie fondazioni, si è degnata Sua Maestà l'Augustissimo Imperatore Re nostro Giuseppe I di comandare una nuova sistemazione di tutte le cause pie e dei luoghi di carità esistenti nella Lombardia austriaca. La richiesta per questo documento è di 2.300 euro. La seconda opera antica che volevo mostrarvi sulla cultura milanese sono questi 5 volumi dal titolo Descrizione di Milano del 1737. Sono stati scritti e curati dal sacerdote Serviliano Lattuada. Vi dicevo, sono 5 volumi, la rilegatura è moderna in mezza pelle, con piatti marmorizzati in buono stato. L'opera è completa di 5 volumi, rappresenta la più nota e completa guida della città di Milano del XVIII secolo, descritta in tutte le sue parti. In questi 5 volumi troviamo delle tavole. Questi volumi raccolgono 47 tavole ripiegate, disegnate dal Ferroni ed incise in acquaforte in rame da Schiller. Raffigurano facciate, piante, spaccati di edifici milanesi. La richiesta per questi 5 volumi del 1737 è di 1.840 euro. Queste erano le principali novità della settimana. Se ti hanno incuriosito, ti aspetto in negozio per scoprirne tante tante altre, altrimenti ci vediamo online la prossima settimana alla stessa ora per scoprire le novità della prossima settimana. Buon pomeriggio e a presto!